Buongiorno, questa è la pagina semplicemente ingrandita dell'ultima pagina dell'accordo, in base al quale il sindaco e il presidente della fondazione ritiene legittimamente di averci licenziato il 31 dicembre. Essendo fra i firmatari, noi abbiamo firmato e letto questo accordo, come recita al punto D, che quasi a caso è anche nella stessa pagina della firma, quindi non è nascosto come nelle clausole delle assicurazioni, scritto piccolo a pagina 42. Dice: qualora non sia stato raggiunto il numero di uscite previsto, e lo pensavamo, lo sapevamo che non avremmo raggiunto il numero delle uscite, per questo abbiamo inserito questo punto, anzi pensavamo addirittura che fossero meno forse alla fine delle 37 a cui siamo arrivati, allora qualora non sia stato raggiunto il numero di uscite previsto, verificheranno le uscite e verificheranno l'utilizzo di possibili ulteriori ammortizzatori disponibili, Regione nella figura di Rossi, Provincia nella figura di Barducci e del capo del tavolo che era Elisa Simoni, assessore al lavoro, hanno sottoscritto questo accordo e noi l'abbiamo sottoscritto intendendo questi passaggi. Questo passaggio è stato assolutamente negato, non è avvenuto, e quindi noi siamo, e sarà il punto centrale della nostra rivendicazione anche giuridica, però prima speriamo che ci sia la politica, le istituzioni che risolvono il problema. Altrimenti ci dovremo rimettere a un magistrato, ma non crediamo che in Italia tutto debba passare attraverso il magistrato. L'iniziativa di oggi si lega ad una serie di iniziative per protestare contro i licenziamenti al Maggio Musicale Fiorentino, licenziamenti che sono arrivati alla conclusione di un percorso che ha visto i lavoratori protagonisti di sacrifici nel corso di questi ultimi due anni, che hanno portato a dei risparmi notevoli per la Fondazione e che secondo la nostra opinione non erano necessari. Proprio a fronte di questi sacrifici, di questi risparmi, di questo impegno che i lavoratori hanno messo, noi crediamo che ci debba essere un cambio, un'inversione di tendenza, un cambio al vertice della direzione del teatro, che a nostro avviso non è all'altezza di traghettare la realtà del Maggio nel futuro e di gestire una situazione così complicata che dovrebbe seguire un percorso di condivisione, proprio perché si parla appunto di sacrifici pesanti. E andiamo in giro per le strade di Firenze, dove possiamo naturalmente, rispettosi della segnaletica e delle limitazioni del traffico. E abbiamo una serie di appuntamenti con varie televisioni durante il nostro passaggio. Passeremo da Sant'Ambrogio, passeremo laddove c'è la gente. Vogliamo far vedere il nostro camper. E non è improbabile che si possa fare un punto anche fuori da Firenze verso Pontassieve, Rignano. Probabile. Fra oggi e domani vediamo. È tutto in fieri. E noi partiamo, è on the road, on the road cittadina, on the road fiorentina. L'iniziativa di oggi, di domani, anche di lunedì, il camper è una cosa che serve perché la città sappia che ci sono dei licenziati al Maggio Musicale Fiorentino, un teatro di eccellenza, e che appunto questi licenziamenti sono pretestuosi, nel senso che non servono a nessuno se non a mandare a casa persone che fra l'altro gli mancano molti anni alla pensione, e di mandarli in panchina. Quindi questa è l'iniziativa, è che la città sappia che ci sono dei licenziati dal Maggio Musicale Fiorentino, e vorremmo sensibilizzare i cittadini su questo tema, perché il Teatro Comunale di Firenze è il teatro di Firenze e di loro.